Allora, mister, è arrivata finalmente la prima vittoria stagionale, una partita che la Verona ha dominato, non lungo e largo, tante occasioni da gol non sfruttate, per fortuna siamo riusciti a portare a casa i tre punti, però prosegue, insomma, la crescita dell'Avellino dopo la buona prestazione di Monopoli. Ma sì, ma io ripeto, noi abbiamo sbagliato il primo tempo al campo basso, secondo me, poi ognuno è libero senza polemica, perché ognuno è libero di vederla come vuole, abbiamo 3.000 problemi, cerchiamo sempre di mettere in campo la squadra migliore del momento, senza piangersi tanto addosso, anche questa non era facile, fino a venerdì andava tutto bene, venerdì è successo di tutto, perciò nel pomeriggio abbiamo perso giocatori che per noi sono importanti, e ci siamo ritrovati a dover cambiare modulo per l'ennesima volta. Però sono contento veramente per i ragazzi che se lo meritano, la cercavano, forse erano anche più nervosi del solito anche per questo motivo, perciò ora mi auguro che ora questa vittoria gli permetta anche di stare un pochino più sereni, di lavorare meglio e speriamo che vengano anche le altre. Commissario, è inevitabile chiederle della condizione di Canutè e di Gaudio, che un po' sorpresa, insomma, erano in tribuna per qualche problemino fisico, qual è la situazione? È successo tutto venerdì, Di Gaudio è venuto al campo, ha avuto un problema sempre solito, e questa infiammazione che non gli dà pace, abbiamo ritenuto opportuno insieme ai medici di tenerlo fermo. Canutè ha fatto uno scatto, un allenamento, ha sentito contrarre il muscolo. Non è niente di grave, diciamo, da star fermo 2 settimane o 1 settimana, però se lo facevi giocare si stirava e poi lo perdevi, perciò abbiamo dovuto un po' raschiare il barile, però è andata bene lo stesso. Dai, sono contento veramente per loro, perché anche chi è entrato si è dato da fare, non è facile giocare qua. Ecco, mister, le chiedo quanto le fa rabbia vedere i suoi ragazzi creare tante occasioni e non sfruttarle e poi rischiare magari con quella super parata di Forte. Ma noi dobbiamo ringraziare Francesco, che oggi veramente ha fatto una grande parata. Il primo tempo avevamo 4 palle gol clamorose, quando poi non le fai dopo rischi, oppure non chiudi la partita come ci è successo a poterlo fare con Mignanelli. Abbiamo sbagliato un sacco di ultimi passaggi, abbiamo scelto male il momento, però alla fine abbiamo vinto, questo è quello che conta, contava vincere, come il modo, cioè ne frega niente. Adesso cerchiamo, speriamo di recuperare quanto prima la gente importante per potersi giocare alla pari con tutti le nostre possibilità e poi fare conti, alla fine si farà conti. L'ultima, giusto per capire un po' la situazione, o la condizione almeno di Andreas Braga, che lo abbiamo visto in tribuna per la seconda volta, non so se ci può... Sbraga, ma io ti dico come sono le cose, Sbraga è una scelta mia, non c'entra mica niente, il ragazzo si comporta bene, il ragazzo si allena, lui onestamente ha anche chiesto delle spiegazioni, io non sono abituato più da tanti anni a dare spiegazioni ai giocatori. Il giocatore, se non gli sta bene, va a lamentarsi in società, come gli ho spiegato anche Andrea. Io non c'ho niente contro Andrea. Io aspetto di vedere tutti in una certa maniera, fra cui anche lui. Quando lui si metterà a fare le cose, ma io di queste cose qui sono già abituato, ho già avuto giocatori l'anno scorso e sono stati fuori 6 mesi e poi hanno giocato, non è la prima volta. L'importante è che ognuno si deve calare nella realtà in cui sei, perché se uno dice io sono abituato così, quell'altro io sono abituato così, sì, ma qua ci sono io, o tu fa come dico io, oppure o perlomeno ti avvicini a quello che dico io. Io non sono tanto per preventive, ma andarla a chiappare, allora poi ognuno il calcio lo vede come vuole, io ho molto rispetto di tutti, però le scelte le faccio io. Mi sperava di arrivare così al big match col Catanzaro dal punto di vista anche psicologico? No? No, io speravo di avere tutti a disposizione per poter fare quello che uno vorrebbe fare quest'anno, ma non c'è problema, insomma ci arrangeremo, faremo quello che dobbiamo fare con la squadra che abbiamo al momento. L'importante è fare una grande partita, speriamo che i tifosi siano molti anche giovedì sera e che ci diano la mano, che ci trascinino un po' come fanno di solito loro. Grazie. Va bene. Grazie.